Cioè, quando tu ti muovi sotto il mandato di Dio, ha efficacia il mandato su di te. Cioè, dice, con la mia autorità. Vedi, quando uno si muove umanamente, non è sotto l'autorità di Dio, ma è sotto la sua personale autorità, giusto? Quando noi ci muoviamo nel mandato, che significa? Che siamo sotto l'autorità sua e quindi dice con tutta la mia autorità. Dio ci vuole formare per mandarci con tutta la sua autorità. Perché alcuni falliscono? Perché in Cristo non c'è il fallimento. Il fallimento è quando uno non è in Cristo, il fallimento non esiste in Cristo. Seguite, imparate, studiate, pregate. E la fede, seconda cronaca 20:20, crede in Dio e sarai salvato, crede nei suoi profeti e vincerai. Io avevo questa fede, ho questa fede di credere in Dio e di credere nel suo mandato. Ci credo, ancora ci credo. Ci credo così tanto che mando. Sono stato mandato, sono mandato e mando. So l'autorità che ho ricevuto e so l'autorità che possono ricevere chi crede. Riceverai potenza, autorità, potenza. Chi è che la dà questo? Il Signore. Il rischio dell'uomo, del cristiano, è di cadere sempre nella solita trappola. Quello di vedere solo intorno il mondo qua e non vedere oltre. Gli dicevano a Gesù se aveva fame, se voleva da mangiare e non vedevano quella folla. Cioè, ma neanche ti domandi tu, ma sta folla che è? Quella donna che parlava, dice, ma come? È una samaritana. È una donna, a quei tempi, in quella cultura, Gesù ruppe delle barriere, cioè fece delle cose che per quel tempo rivoluzionario, per quel tipo di cultura, lui andò a Samaria e i giudei non dovevano avere il rapporto con i samaritani, erano contaminati, dice no, a Samaria niente. Poi non solo è andato in Samaria, si è messo a parlare con una donna. E per giunta era una donna che era nel peccato. Io amo la comunione, amo stare con i fratelli. C'è gioia. Perché lo Spirito Santo ti dà lo Spirito per adempiere all'opera sua. E senza lo Spirito non lo puoi fare. Se tu rinunzi allo Spirito, certo che non puoi fare l'opera di Dio. Se tu rinunzi allo Spirito e pensi solo a te stesso, a te stessa, al tuo, il mondo intorno a te, non puoi. Quindi dobbiamo imparare ad aprire gli occhi, a svegliarci, a guardare con gli occhi di Dio. E il Signore cosa vuole? Cosa vuole da te, da me? Cosa disse ai discepoli? Cioè quelli, ecco perché gli ha detto aprite gli occhi. Vedi il mandato che Dio ci ha dato? E di concludere l'opera, di finire l'opera, non di iniziare. Molti iniziano e poi si perdono. Questo è lo spirito del mondo che vuole, come dire, annacquare le cose di Dio dentro di noi. Si inizia e poi si disperde. Dio vuole salvare tutti. E Dio ci sta dando il mandato, ci sta svegliando questa mattina. Ci vuole fare capire che noi abbiamo tutta la sua autorità, abbiamo l'autorità e anche la potenza per adempiere al mandato che egli ci sta affidando. Quello della gente che non conosce il Signore, quelli che andranno nella morte eterna, come facciamo a essere insensibili? È impossibile. Un vero cristiano. Gesù ha dato la sua vita. Se vogliamo cambiare il mondo intorno a noi, noi dobbiamo mostrare un amore senza condizione, come lui lo ha mostrato a noi. Noi alle persone, alla gente, dobbiamo mostrare lo stesso amore che Dio ha per noi.
Dio ha un amore per noi senza condizioni. E noi dobbiamo avere lo stesso amore senza condizioni. Lode Gesù Cristo. Egli non ha scartato, non ha guardato samaritani, non ha guardato se era una donna, non ha guardato se era una peccatrice, non ha guardato se era una donna adultera colta in flagrante adulterio. Terribile. Merita la morte. Gesù, vieni qua, pure tu. Ora vediamo che farà Gesù, se lui è un vero, deve prendere pure lui la pietra e la deve condannare, la deve uccidere. E la legge era uccisione, lapidazione. Uccisione tramite lapidazione. E Gesù disse, chi è senza peccato, scaglia la prima pietra. Dobbiamo presentare realmente com'è il Signore. Egli è il regalo di Dio per noi. È un regalo che Dio ha dato al mondo. Gesù è il regalo che il Padre ha dato al mondo. Questo dobbiamo trasmettere. Che tutti possono, come dire, aprire questo regalo. Fai un regalo a quelli vicini a te, a quelli cui il Signore ti ha messo vicino. Nella tua casa, nel tuo lavoro, negli amici, colleghi, eccetera. Quel mondo intorno a te, fallo diventare piano piano cristiano. Ce la fai? Con il Signore noi abbiamo l'autorità e la potenza. Con Lui tutto è possibile. Lode Gesù Cristo.